Buongiorno, buongiorno e buona settimana a tutti. Buona Envy News. L'Envy News di oggi la dedico a temi economici. Sapete, si è svolto ed è finito il World Economic Forum a Davos. È stata l'apertura di diversi telegiornali e giornali perché a quell'appuntamento si discute un po' del futuro dell'economia mondiale e ho torto collo, l'economia influenza le nostre vite, la nostra quotidianità. Si è parlato di economia circolare, era all'ordine del giorno, c'è stato dibattito attorno a questo tema e quindi quella che ormai è un po' quelle che sono le parole chiave o la parola chiave, economia circolare, anche nel mondo ambientalista, nel mondo che si occupa di temi ambientali, è diventata una parola d'ordine, all'ordine del giorno anche per chi si occupa di economia. E una buona notizia, chi lo sa? Diciamo che intanto da buoni economisti hanno incominciato a dare i numeri, e cioè a mettere in fila quello che può essere il parametro che nel mondo economico più si utilizza, cioè il prodotto interno lordo. Allora, il prodotto interno lordo mondiale è circa 88.000 miliardi di dollari all'anno e l'economia circolare è stata stimata in 3.000 miliardi di dollari all'anno, il che equivale a dire un circa un 4% del PIL mondiale, che è, diciamo, un parametro che più o meno già si conosceva, perché lo stesso vale, diciamo, per gli stati europei e per l'Italia inclusa. Poi ci sono alcuni paesi come l'Italia che hanno un potenziale maggiore perché abbiamo un tasso di circolarità maggiore, essendo poveri di materie prime, mentre ci sono paesi il cui tasso di circolarità è decisamente inferiore. Quello che a me preoccupa è che però il dibattito, come ho appena detto, si arrotola, per usare un termine che ricorda la circolarità, attorno agli stessi temi, agli stessi indicatori, in fondo alla stessa filtro mentale, la stessa formattazione mentale che abbiamo usato per decenni e secoli con lo stesso approccio economico. Non lo vedo molto diverso dall'economia lineare, cioè se l'economia circolare davvero deve essere l'opposto, un modello diverso che si contrappone all'economia lineare, ecco, anche gli indicatori, gli indici, i parametri devono essere diversi. Da questo punto di vista ho ascoltato e vi invito a fare altrettanto l'intervento della giovane ambientalista Greta Thunberg, che già aveva fatto parlare di sé alla COP24, è tornata anche a Davos con affermazioni piuttosto pesanti, dicendo che non si fa nulla per il clima, e ha ragione, e provocando anche i grandi del pianeta, perché ha detto: se proprio davvero volete cambiare le cose, io sono venuta in treno, voi siete venuti con i jet privati e avete inquinato molto di più. E nel dire questo dice: basta sentirsi dire che il cambiamento climatico e la situazione attuale è colpa di tutti, perché vuol dire che è colpa di nessuno, che qualcuno ne ha colpa ed è giusto che quel qualcuno intervenga a riparare il danno. Credo che sia un invito quanto mai pregnante, utile, interessante, tanto più che viene da una sedicenne. Vi ringrazio, vi auguro ancora una buona settimana a tutti e a presto con la prossima Envy News. Ciao ciao!